Eccoci, riprendete il vostro bellissimo, simpaticissimo libro e andiamo a pagina 30. Allora, spagnoli e portoghesi si dividono il mondo. Allora, molto rapidamente, ok, dovere, appellandosi al dovere di prendere possesso delle terre, no, il diritto di prendere possesso delle terre, al dovere di, adesso capite dove sto leggendo, portare civiltà e cristianesimo dove erano assenti, insomma, per qualcuno ci credeva davvero a portare questo cristianesimo. Per molti invece era una scusa perché l'obiettivo era ricchezza, oro, oro e ricchezza, ricchezza e oro, oro, ricchezza, terre, terre, oro. Allora, spagnoli e portoghesi si accordarono col trattato di Tordesillas di dividersi le terre del Nuovo Mondo, tracciarono una linea di demarcazione che si chiama Raya, che vi ho spiegato, corrispondente al meridiano 100 leghe a ovest delle Azzorre. I portoghesi avrebbero avuto il diritto di prendere le terre scoperte a oriente, gli spagnoli a occidente. Poi spostarono la raia un po' più a ovest perché si resero conto, insomma, che i portoghesi erano rimasti con poco e niente. E infatti i portoghesi conquistano il Brasile e cominciarono il commercio degli schiavi, ma quello lo vediamo poi, ok? E infatti l'impero coloniale del Portogallo in Asia, vi dice, a differenza della Spagna, vedete, il titolo va bene, basta il titolo. Il Portogallo non disponeva di una popolazione sufficiente per armare eserciti di occupazione, di conseguenza non conquistò territori estesi, ma istituì un sistema di porti fortificati sulle coste per il monopolio del commercio delle spezie. Sottolineate questo, queste quattro righe, e guardiamo sotto fondamentalmente, vedete? Allora, mentre la Spagna si piglia tutta la roba tratteggiata in rosso, il Portogallo si prende sì il Brasile, ma diciamo alcune zone della costa africana, dell'India, ok, dell'Asia, infatti Goa rimase portoghese fino al 1970 e qualcosa, ok? E stesso discorso per l'Angola e il Mozambico, lì c'è scritto Luanda in Africa, Mozambico, Luanda, cioè l'Angola e il Mozambico, Mozambico rimasero portoghesi fino al 1977, della data sono abbastanza sicuro. Ok, bene, benissimo. Allora, avete girato pagina. Nasce l'impero coloniale spagnolo. Allora, da Hispaniola, la prima isola colonizzata, gli spagnoli si mossero alla conquista delle isole Antille, Cuba, Puerto Rico, Giamaica. Protagonisti furono i conquistadores, avventurieri, sottolineate, avventurieri in cerca di fortuna, membri della piccola nobiltà rimasti senza possibilità di imprese militari dopo la Reconquista in Spagna. Personaggi senza scrupoli che cercarono nel nuovo mondo fortuna e ricchezze. Fin dal XVI secolo giravano voci che narravano di un luogo leggendario, l'Eldorado. In realtà, come vi ho detto, forse sembra che fosse un sacerdote, un re che si immergeva in un lago ricco di oro. Insomma, questo Eldorado, l'usanza degli indigeni di esibire monili d'oro, allora la leggenda spinse gli spagnoli a organizzare spedizioni alla ricerca dell'oro. Ma ci fu anche la ricerca della fontana della giovinezza, ad esempio ad opera di De Soto. Poi Panama fu esplorato da Balboa, se non vado errato. Comunque, sono stati vari conquistadores e altri esploratori. I più importanti, comunque, furono Hernán Cortés e Francisco Pizarro in Perù, che ebbero come conseguenza la distruzione degli imperi Azteco e Inca. Allora, e qui iniziamo le cose difficili. Cortés conquista l'impero azteco. Scrivetevelo subito, 25 milioni di abitanti. Scritto? So che c'è scritto da qualche altra parte, ma scrivetelo qui perché è importante. Nell'arco di 2 anni, con 500 uomini, 16 cavalli, 14 cannoni e qualche decina di fucili, archibugi, Hernán Cortés conquistò e distrusse l'impero azteco. Cioè, aspetta, 500 uomini e 16 cavalli conquistano un impero di 25 milioni di persone. Io dico, cioè, voi mi dite, profe, mi prende in giro, mi prende in giro, com'è possibile una roba del genere? 25 milioni di abitanti conquistati da 500 persone? Sì, esatto, hai sentito bene, 500 persone, 16, quanti? 16 cavalli? 16 cavalli. Ma come hanno fatto? Egli riuscì a prevalere con truppe così poco numerose su migliaia di indios perché seppe sfruttare tutti i vantaggi che aveva.
E allora, bravo il libro, alcuni li dice, altri no. Quelli che dice, bene, quelli che non dice, li aggiungiamo. L'uso di armi da fuoco, vi ho spiegato, una bacchetta, un qualcosa che fa pum, fa un po' di polvere, un lampo, e il tuo amico muore, fulminato. Che è successo? Come fai a sapere che c'è un proiettile? Non lo pensi? Ok, tu sei un indigeno, all'età, sei ancora la civiltà della pietra, non puoi immaginare una roba del genere. Prendi e scappi. Allora, cavalli che gli aztechi non conoscevano. Vi ho detto che questi qua, vedendo, pensavano come dei centauri, perché vedevano questi esseri stranissimi con due teste e due braccia e quattro zampe, ok? Dicevano, mamma mia, chi è? Che roba è quella roba lì? Ok? E quindi paura. Le tecniche di combattimento, lo sfruttamento delle rivalità interne, a questi si aggiunsero altri fattori. Apparvero gli aztechi come divinità contro le quali non si poteva combattere. Inoltre, una micidiale epidemia di vaiolo, malattia importata dagli spagnoli, decimò la popolazione azteca. Bravo, 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 ti sei dimenticato un paio di cosette. Allora, innanzitutto, sottolinea, cioè, ben chiaro la sproporzione di forze. Okay? Cosa si è dimenticato? I cani da combattimento. Erano veramente feroci. Sì, vabbè, però dici, profe, non è che con i cani, eccetera. Certo. Poi, una forma di tradimento, perché Cortés fu accolto come ospite da Montezuma. E infatti, vedete, a destra avete un'immagine, incontra l'imperatore, eccetera, eccetera. Ok? Perché dice, ma chi è questo qua? Accogliamolo. Ok? Poi, cos'è che non... Quindi è stato ospite in un certo modo. Poi vi ho raccontato che è fuggito, poi è rientrato, è ritornato, ha distrutto tutto, eccetera, eccetera. Allora, poi che cos'è che non hanno messo? Divinità è, scrivete, mettetelo un asterisco, questa divinità è Quetzalcoatl. Si scrive come si trova, l'avete trovato in qualche pagina indietro. Comunque, Quet con la T, allora Q, Quet, Zeta, Acoatl, ok? È il serpente piumato. E lui, scrivetevelo, aveva sull'elmo le piume. Quindi pensavano che fosse, scrivete, scrivete, pensavano che fosse un emissario, un messo, un messaggero di Quetzalcoatl, ok? Disceso tra l'altro dalle nuvole, scrivete, disceso dalle nuvole. Cioè, perché loro hanno confuso le vele bianche delle navi all'orizzonte come se fossero nuvole, ok? Poi, altra fregatura, appunto, tecniche di combattimento, troppo facile. Vabbè, loro hanno le corazze, scrivete giusto, mancano le corazze, corazze di ferro, armi di ferro, che ovviamente facevano a pezzi gli scudi degli indigeni. Ma che cosa anche le tecniche di combattimento? Gli aztechi, scrivete, scrivete, combattevano per fare prigionieri da sacrificare. Quindi le loro tecniche erano per prendere prigionieri, non per vincere. Okay? Mentre invece, come vedete là sopra nelle immagini, gli spagnoli erano abituati, mentre gli scrivete, scrivete, scusate, gli spagnoli, mentre invece gli spagnoli combattevano per vincere. Ok? Scritto? Adesso, spiegazione, vedete l'immagine sopra, gli spagnoli erano abituati a combattere nelle guerre europee, quindi dove c'era, insomma, c'erano i combattenti, anche gli altri avevano le corazze, quindi erano abituati a picchiare duro. Eccoci. Le rivalità interne degli avversari, giusto, c'erano gli alleati degli indigeni, okay, e il vaiolo, le malattie, appunto, fece parecchia strage. Altro fattore, scrivetevelo, altro fattore, la gerarchia molto rigida, cioè togliere, eliminare il capo, sottolineate, eliminare il capo, cioè l'imperatore, ha messo in grave difficoltà, il popolo, che non sapeva più cosa fare, fondamentalmente, che riceveva ordini, se non dall'imperatore, dai suoi, da altri nobili, insomma. Il concetto è che tagliando la testa del governo, Cortés ha avuto buon gioco. Aggiungete anche, ok, Tenochtitlan completamente distrutta, rasa al suolo, ok? Appunto per riempire il lago, proprio per la conquista. Loro tiravano giù tutti gli edifici per non essere attaccati nelle viuzze, diciamo, nelle vie. Pizarro conquista l'impero Inca con la violenza e l'inganno. Dove c'è impero Inca? Scrivete 10 milioni di abitanti. Allora, avvenne con l'inganno. Pizarro convinse Atahualpa, imperatore Inca, a presentarsi in condizioni di pace presso Cajamarca, una località nel mezzo delle Ande peruviane. Atahualpa si recò sicuro della lealtà. Aveva un inganno, disposto un inganno, chiese all'imperatore di sottomettersi e di convertirsi. Al suo rifiuto lo catturò e massacrò il suo seguito. Per liberare,
Atahualpa, Pizarro chiese un riscatto di 5 tonnellate d'oro e 11 tonnellate d'argento. Quando ebbe il tesoro, lo costrinse a farsi battezzare e poi lo fece uccidere. Nel 1933 Pizarro completò l'impresa conquistando dopo un lungo assedio Cuzco, la grandiosa capitale. Allora, questo in estrema sintesi, però ovviamente mancano un po' di cosette e quindi le scriviamo. Ok? Siete pronti? Allora, Pizarro, dove c'è l'immagine proprio, vedete c'è questo signore, no, tatam, messo lì così, allora, ritratto di Francisco Pizarro, sottoscrivete, ex guardiano di porci e figlio illegittimo di un nobile spagnolo. Guardiano di porci e figlio illegittimo di un nobile spagnolo, che l'aveva riconosciuto come figlio, però non poteva avere l'eredità, insomma, ovviamente. Allora, convinse Atahualpa? Sì, non è che l'ha convinto, però fatto sta che si sono trovati, questo è vero. Atahualpa era circondato dal suo potentissimo esercito, scrivete, scrivete, circondato dal suo potentissimo esercito, ma buttò a terra una Bibbia che gli era stata porgere, gli era stata porta, dicendo: ascolta la parola di Dio. Scrivete proprio: ascolta la parola di Dio. Lui mise la cosa all'orecchio, no? Mise il libro all'orecchio, dice: non sento nulla. Buttò il libro per terra, e questo fu il motivo per scatenare, diciamo così, gli spagnoli, che lo presero prigioniero. Massacrò il suo seguito, gli uomini del suo seguito cercarono di reagire, ma ovviamente, come vi ho già spiegato, ci fu il fuggi-fuggi quando iniziarono a sparare. E gli spagnoli, ovviamente. Anche lì Pizarro aveva poche centinaia di uomini, e tra l'altro aveva disobbedito al governatore di Cuba. Allora, lo costrinse a farsi battezzare. Questo è incerto. Scrivete: forse è stato lui che si è fatto battezzare sperando di aver salva la vita. Okay? E poi lo fece uccidere. Sembra che lui fosse assente, che Pizarro fosse assente, ed è stato ucciso per. Come dire, per una forma di eresia, ma poverino, ovviamente non poteva saperlo di essere eretico, cioè, era appena diventato cristiano, in teoria, fu garrotato. Scrivete, scrivete, garrota, la garrota. Dopo i primi anni della conquista, durante, rapinarono a mansalva le ricchezze, le colonie ricevettero un'organizzazione politica e amministrativa. E vabbè, chi se ne frega. Allora andiamo, alla seconda metà. Nel 1942 le leggi spagnole vietarono di fare schiavi gli indios, che tanto erano stati massacrati di lavoro e di malattie. Scrivete appunto, schiavi gli indios, intanto morti di fatica e malattie. Ma consentirono di acquistare schiavi negri dall'Africa. Ok? Nei confronti degli indios venne applicato il sistema dell'encomienda, suave che sto chi se ne frega. Allora, gli indios, perché li vietò di fare prigionieri, di fare schiavi gli indios? Scrivetelo, ok? Perché avevano un'anima, un apostrofo anima. Perché invece gli schiavi dall'Africa? Perché secondo loro i negri non avevano un'anima, ok? Cioè, erano senza anima, delle bestie. Io non lo so come si fa. Cioè, rendetevi conto, poi si arrabbiano con il razzismo di Hitler, ma a me sembra più grave il razzismo degli spagnoli. Cioè, ma scusa, come fai a dire che un essere umano che come te, come dire, è uguale a te, cioè uguale no, magari, però voglio dire, è chiaramente un essere umano, ha i tuoi stessi diritti, i tuoi stessi, cioè, è un essere umano a tutti gli effetti, come te, no? Tu che cosa fai? No, tu non hai un'anima. Cioè, ma bisogna essere fuori di testa. Vabbè, comunque, non si deve mai, mai, mai giudicare la storia con il metro di valutazione di oggi. Ok? Mai, perché sennò prendi tutta la storia e la butti, non ha senso. Okay? La storia va sempre vista con gli occhi di chi l'ha vissuta all'epoca, mai giudicata con i parametri di oggi, perché sennò non ha senso. È poco scientifico come approccio. Allora, aggiungete appunto. Che questi poveretti appunto furono portati in America, questi schiavi portati in America in maniera vergognosa appunto scrivete, scrivete, sulle stipati come sardine sulle navi negriere, sulle navi negriere. Allora, un improvviso, abbiamo girato pagina, ma è quasi finito, un improvviso e mai visto crollo demografico a causa dell'alcolismo, dice, il ruolo dei microbi con le malattie. E giustamente vi dice che in Europa gli esseri umani erano abituati a stare vicini agli animali, avevano un sacco di animali domestici come i maiali, i cavalli, eccetera, eccetera. E
pecore, per cui erano abituati a prendere malattie e quindi anche a guarire, ad avere un sistema immunitario più forte. Ve lo sta dicendo il libro, quindi lo trovate lì. Mentre invece gli Indios avevano pochissimi animali domestici e quindi avevano un sistema immunitario più debole, furono fregati. L'avidità e la crudeltà dei conquistadores, niente, va avanti, vi parla appunto di prigionie, torture, crudeltà gratuite, violenze, ne hanno fatte di cotte e di crude. Allora, che cosa bisogna aggiungere? Che cosa bisogna aggiungere? Ok, lo scrivete qua, ok? Diciamo, oltre agli indios sterminati, oltre agli africani resi schiavi, state scrivendo, la scoperta dell'America fu la rovina, fu senza accento, vero, fu la rovina di Venezia, perché i commerci si spostarono dal Mediterraneo all'oceano. Punto. Sì, non subito, ovviamente ci mette un po' di tempo, però è quello il concetto. Girando pagina, abbiamo finito, abbiamo qualcosina su Bartolomé de las Casas, che appunto prese le difese delle popolazioni locali. E, diciamo, questa era una persona sveglia, intelligente, che ha visto, insomma, che questi qua erano persone. Parte, i sacrifici umani facevano un po' impressione, però a parte questo, lui si è accorto, insomma, che la maggioranza di queste persone viveva tranquilla, pacifica, seminuda, era una specie di paradiso terrestre, fondamentalmente. No, pensiamo agli indigeni delle isole, dei Caraibi, insomma, vivevano pacifici e tranquilli, stati massacrati, messi a lavorare, cioè una cosa orribile. Però vabbè, la storia è stata così. Niente, basta, abbiamo finito, non mi viene in mente altro, al limite, tanti saluti.